Siamo nel cuore del grande deserto del Taklamakan, un deserto ricco di sorprese e di scoperte. Lungo la via della seta, qui, da questo deserto, passavano le carovane che dall'India andavano verso la capitale dell'impero, Chang'an, e da Chang'an andavano alla ricerca dei libri del buddismo verso il mezzogiorno. In questo deserto ci sono almeno tre cose che abbiamo trovato e che ci lasciano strabiliati e sorpresi. La mummia di una nobildonna vestita completamente di seta, un orecchino romano, a testimoniare che i romani da queste parti passavano andando alla ricerca appunto della seta, che a Roma era più preziosa dell'oro, e 2000 corpi completamente mummificati dal caldo secco del deserto e ritrovati non più di 60 anni fa, a testimoniare l'esistenza di civiltà ormai completamente scomparse. Una rabbiosa tempesta di sabbia si sollevò davanti alla nostra troupe cino-giapponese mentre attraversavamo il deserto del Taklamakan. Dopo la nostra partenza dall'Olan, ci eravamo incamminati in direzione sud-ovest lungo il percorso meridionale delle terre occidentali. Si tratta di una delle zone più antiche percorse dalla Via della Seta e sembra che un tempo fosse molto prospera. A 170 km dal regno di Lolan, arrivammo alle rovine dell'antica città buddista di Miran. Attraverso la tempesta di sabbia che andava sempre peggiorando, scorgemmo una costruzione di terra pressata. Era la torre di Miran, che occhi stranieri ammiravano di nuovo dopo la riscoperta dell'esploratore britannico Orell Stein all'inizio del XX secolo. In questo luogo, Stein aveva rinvenuto splendidi prodotti scaturiti dall'incontro delle due civiltà. In questo dipinto murale ci apparvero due angeli con le ali. Erano abbastanza simili ai serafini occidentali, ma il disegno dei capelli mostrava la preponderanza dell'influenza orientale. In un altro esempio, la chioma folta e la forma del naso rendevano l'immagine simile a quella di Gesù Cristo, ma in realtà si trattava di Shakyamuni, il Buddha storico.
L'ellenismo e il buddismo si combinarono in un'unica cultura qui per produrre un singolare tipo di canone estetico. Questo castello venne eretto usando mattoni di fango e forma un quadrato di 70 metri di lato. Era una specie di forte che i tibetani costruirono al loro arrivo in questa zona nell'VIII secolo. I tibetani successivamente scomparvero verso il secolo XI. Da allora la città di Miran è rimasta sepolta sotto la sabbia del deserto. Gli abitanti, comunque, cantano ancora una vecchia melodia, chiamata Kalabran, la canzone della tempesta nera. Le parole dicono come la tempesta riuscì a seppellire quella che una volta era la loro casa. Le montagne del Kunlun sono coperte da nevi eterne e la strada meridionale delle terre occidentali segna il confine fra quella catena a sud e il deserto del Taklamakan a nord. Nell'ultima parte del XIX secolo, quasi all'inizio del XX, molte spedizioni si mossero da diverse parti del mondo per raggiungere questa zona. L'ultima fu quella britannica, diretta da Stein, che arrivò nel 1914. Da allora, dopo 65 anni, noi eravamo la prima spedizione straniera ad arrivarci di nuovo. A 4 km a est di Miran scorre il fiume Jue Chan, che si forma dallo scioglimento delle nevi sulla catena del Kunlun. L'oasi omonima di Jue Chan sorge sulla riva occidentale. Jue Chan è una delle poche città oasi formatesi sulla strada meridionale ed è piuttosto grande. La popolazione all'epoca del nostro passaggio era di 35.000 abitanti, l'85% dei quali di razza Uigur.
Era la prima volta che li avvicinavamo. Gli Uyghur hanno i lineamenti marcati e sono diversi da ogni altra popolazione che si possa incontrare lungo la via della seta. Per noi giapponesi avevano un aspetto decisamente occidentale. Percorremmo la strada principale di Jue Chan osservando le mercanzie che venivano offerte. Gli Uyghur, che vantano una discendenza turca, arrivarono nella zona verso il IX secolo. Ai giorni nostri si sono stabiliti attorno al deserto di Taklamakan, costituendo il nucleo centrale della regione autonoma di Xinjiang Uyghur. Si tratta di una popolazione molto cordiale e che possiede una propria musica, un proprio linguaggio e persino un proprio modo di scrivere. La nostra spedizione venne accolta con grande calore dagli alunni della prima scuola elementare di Jue Chan. È una scuola frequentata solo da Uyghur, la popolazione principale della città, e ha circa 500 allievi, quindi più di quanti frequentano la scuola cinese, che è chiamata la seconda scuola elementare. Nelle prime classi si studia la lingua Uyghur. Il cinese si insegna solo dalla quarta. I bambini salutarono con molta simpatia quelli che con tutta probabilità erano i primi stranieri che vedevano. La gente Uyghur è molto appassionata di ballo. Potemmo notare che a qualsiasi età, non appena si riunivano, iniziavano a cantare e ballare. Registrammo questa canzone dei nomadi che viene eseguita ancora al ricordo dei tempi passati. Anche in tempi moderni, tuttavia, esisteva una corporazione speciale a Jue Chan di pastori nomadi. L'oasi è bagnata dalle acque del fiume Jue Chan. Dopo la rivoluzione vennero realizzati nuovi canali di irrigazione e le terre coltivabili aumentarono. Parlammo con un contadino Uyghur di nome Mai Mai Tohoti. Sì, ci confermò. Questo posto permette di vivere bene. C'è abbondanza di acqua. I raccolti sono buoni e si può mandare avanti una fattoria agevolmente. Si può far crescere quasi tutto quello che si vuole su questa terra. Frumento, mais, orzo, uva, pesche, arance, meloni, cocomeri e pere.
Yes, we never seen that. There is my little puchak. Puchak, ba? Zagun. Zagun. How much the there is my bina? She that the bina is my jidim is my tache. Jida. Ökle, ökle, ökle. Oh, ökle. Le abitazioni vengono costruite con mattoni di argilla seccata al sole. D'estate la gente mangia spesso all'aperto, sotto i tralci della vite. Visitammo una famiglia composta da 11 persone, compresa la famiglia dell'ultimo figlio che si era sposato. Sebbene gli adulti che lavoravano fossero 5, il loro salario complessivo arrivava appena al 1.000.000 lire annue. A questo si doveva aggiungere il ricavato della vendita dell'uva e degli ortaggi che coltivavano. Perciò il totale arrivava ai 3.500.000 circa l'anno. Possedevano un gregge di capre per la carne e raramente dovevano comprare qualcosa da mangiare, visto che lo producevano. In sostanza, erano abbastanza agiati. Il capofamiglia ci disse che, secondo il parametro di Zhu e Chan, la loro condizione sociale li faceva appartenere alla classe media. Il cibo principale degli Uyghur è un tipo di pane chiamato nan. È una focaccia di farina di grano, simile anche nella forma a quelle che vengono prodotte in tutto il mondo. Cinque o sei vicine di casa si riuniscono e chiacchierando preparano la focaccia per l'intera settimana. Non importa se diventerà dura, lo è già abbastanza appena uscita dal forno. E l'umidità molto bassa, circa il 40%, fa il resto. A 360 chilometri da Zhu e Chan, verso ovest, c'è la città di Minfeng. Usandola come base, la spedizione partì alla volta delle rovine di Nia. Per arrivarci era necessario percorrere 110 chilometri lungo l'omonimo fiume Nia, attraverso il deserto in direzione nord. Nella lingua Uyghur, Taklamakan significa il posto da cui non torna nessun essere vivente. Malgrado ciò, nessuno di noi si attendeva alle difficoltà che il futuro ci aveva riservato. Davanti a noi si stendeva un bosco completamente disidratato, che sembrava proprio un cimitero. Thank you.
Nella foresta morta trovammo una mandria di cammelli. Eravamo nel deserto e le strade cominciavano a farsi più dure. Non si potevano più usare le nostre jeep dal passo corto. Dovemmo trasferire tutto il nostro equipaggiamento su dei camion e la troupe fu costretta a sistemarsi nella parte scoperta, alla mercé del sole che scottava. Ci vollero 10 ore per percorrere gli 88 chilometri che ci separavano ancora da Minfeng. Dividemmo il viaggio in due sezioni, la prima con i camion lungo il fiume Niya fino a Damazar, la seconda a dorso di cammello per i restanti 30 chilometri fino alle rovine, prevedendo un giorno di viaggio. Il segno topografico che cercavamo era una stupa gigante, cioè i resti di un'antica pagoda buddista che doveva trovarsi al centro delle rovine. Pensammo di esplorare le rovine partendo dalla torre per un paio di giorni e di ritornare a Damazar al mattino del quinto giorno. Il campo venne montato nel mezzo del deserto. La carovana era composta da 58 cammelli e da 29 persone, inclusi 10 componenti la spedizione, un medico, l'operatore radio e una guida locale. Avevamo più di 4 tonnellate di provviste con noi, la metà delle quali erano di sola acqua. Portammo qualche telecamera e lo stretto indispensabile in quanto a cibo e equipaggiamento. Un cammello dovrebbe essere in grado di portare più di 150 kg di materiale, ma se ne trova sempre qualcuno che non gradisce essere trattato come una bestia da soma. Oltretutto i nostri provenivano da 4 villaggi diversi ed erano nervosi ed eccitati. Per seguire il piano originale saremmo dovuti partire alle 9 di sera, ma a mezzogiorno del giorno successivo non eravamo ancora pronti. Sì.
Inaspettatamente facemmo la conoscenza di un uomo molto anziano che ci disse di aver guidato Stein alle rovine di Niya nel 1906, più di 70 anni prima. Servendosi del nostro interprete, ci disse: ho 92 anni adesso, ma mi ricordo ancora che trovammo una vecchia pentola e dentro c'erano dei pezzi di carta rossa. Ce n'erano tanti. Dovevano essere documenti scritti. Mi ricordo che faceva tanto freddo quando trovammo quei documenti. Tanto, tanto freddo. E non mi piaceva per niente. Dopo altre 5 ore, riuscimmo finalmente a partire per Damasar. Il fiume Niya ormai scompariva nella sabbia, anche se nel passato arrivava fino a lambire le prime rovine. In effetti si trattava di una distanza relativamente breve, potendo procedere in linea retta. Ma il vecchio letto del fiume ce l'impediva, con le sue vallate di sabbia e i suoi alberi morti messi di traverso, creando un percorso molto faticoso per i cammelli. Perciò lasciammo la strada del fiume e ci inoltrammo nel deserto verso ovest, per tornare in direzione nord non appena raggiunta una zona relativamente piatta. Faceva molto caldo. Al suolo la temperatura era di 50 gradi centigradi. Se avessimo trovato le rovine, saremmo stati i primi stranieri a rivederle dopo quasi 70 anni. Prevedendo di far viaggiare i cammelli per molte ore, il capo carovana limitò la velocità a non più di 3 km l'ora. Il giorno della partenza, dato il ritardo, potemmo avvicinarci alle rovine solo di 5 km prima del tramonto del sole. Preparammo il campo rassegnandoci a seguire il consiglio del capo carovana, secondo il quale sarebbe stato troppo pericoloso muoversi al buio. Il mattino successivo partimmo alle 9 in punto, dato che stimammo che non sarebbe stata necessaria più di un'ora per raggiungere le rovine. Faceva molto caldo malgrado l'ora. Il termometro era già sui 30 gradi. Thank you.
Dopo un'ora, invece, non c'era ancora segno della nostra meta. E a mezzogiorno la situazione non era cambiata. Seguitammo senza il normale riposo ogni due ore, dopo un pranzo frettoloso. L'acqua delle nostre borracce, dalle quali cercavamo sollievo sempre più di frequente, si stava esaurendo. Eppure non vedevamo altro che il vuoto del deserto. Ormai eravamo in viaggio da 9 ore e davanti a noi non c'era altro che sabbia. Con la temperatura fissa a più di 40 gradi, non avevamo più idea di dove fossimo finiti. Ci eravamo persi ed eravamo molto stanchi. Tenemmo una riunione concitata nel babelico miscuglio delle nostre tre lingue, il giapponese, il cinese e l'uigur, ma non riuscimmo a pensare ad altro che alla possibilità di aver superato le rovine senza vederle. La notte scese prima che riuscissimo a stabilire la nostra posizione. Inviamo un messaggio via radio alla base di emergenza di Minfeng. Le guide si divisero in tre gruppi, che avrebbero esplorato la zona a semicerchi, cercando di localizzare le rovine. Quella notte tenemmo acceso un falò con cui evidenziamo la nostra posizione, in modo che le pattuglie potessero localizzarci e ricongiungersi a noi. Fu un'esperienza abbastanza spaventosa, per la verità. Una delle nostre guide, comunque, ci portò una buona notizia. Avevamo superato le rovine senza rendercene conto. Spostandoci verso sud-ovest, presto ci saremmo imbattuti in Niya. E ben 4 giorni dopo aver lasciato Minfeng, trovammo finalmente quello che cercavamo. La stupa, la torre buddista, era alta 6 metri, costruita con mattoni di argilla seccata al sole, e mostrava chiaramente di essere stata depredata più volte. Attorno alla stupa, le rovine di Niya coprivano una zona rettangolare, 20 chilometri da nord verso sud e 10 chilometri da est a ovest. Avevamo sciupato un giorno intero, perciò i cameraman si concentrarono nelle riprese dei 4 gruppi più vicini alla stupa. Iniziammo dalle prime rovine,
che si trovano a circa 1,5 chilometri a nord-ovest dei resti del tempio. Si trattava di grandi impalcature di legno, forse i resti di un'enorme stanza. Gli ambienti erano di 8 metri quadrati. Quando li paragonammo ai diagrammi di Stein, ci rendemmo conto di essere nel gruppo di rovine che lui aveva chiamato N1. A distanza di 1 chilometro verso nord-ovest c'era il gruppo definito da Stein N2. Una costruzione imponente, forse una sorta di municipio, che aveva accanto una casetta provvista di un recinto per le capre. Dovevano averci vissuto personaggi diversi, ufficiali, contadini e chissà chi altro. Noi avevamo la spiacevole sensazione che, anche se erano passati più di una dozzina di secoli, da un momento all'altro i legittimi proprietari potessero apparire alle nostre spalle. A cominciare da Stein, questa zona è stata scavata da esploratori provenienti da tutto il mondo, che cercavano testimonianze sulla vita del popolo Niye. Questa meravigliosa sedia è adornata con delle incisioni tipiche dello stile delle terre occidentali. Questa riproduzione del Buddha è così piccola da stare in una mano. Le tracce del buddismo potevano essere rinvenute dappertutto. I documenti trovati qui, redatti in un'antica lingua indiana e scritti in caratteri karoshti, hanno gettato un po' di luce sull'antico regno di Lo Lan. Il re, in effetti si trattava di una specie di imperatore, era il padrone supremo. E le testimonianze del suo potere possono essere rinvenute presso tutte le oasi che componevano il suo dominio. È chiaro che doveva essersi sviluppata un'amministrazione centrale di grande efficienza. A circa 3 chilometri dalla stupa, in direzione sud, c'è la casa che apparteneva al maggiorente locale, nominato dal re di Lo Lan, e che veniva chiamato Lo Shoboji. Lo Shoboji doveva essere una persona molto indaffarata. Sappiamo che doveva riscuotere le tasse e amministrare la regione, controllare il passaggio delle carovane lungo la via della seta e agire in veste di consigliere matrimoniale, come si direbbe oggi. Un gran numero di persone frequentava sicuramente la sua casa, che a tutti gli effetti era quasi un piccolo palazzo. Occupava un'area di circa 700 metri quadrati e aveva una grandiosa anticamera di oltre 70 metri quadrati. La casa, costruita solidamente, era circondata da pilastri. Stein disse che le case di Niye erano state fabbricate con perizia e che erano quasi tutte spaziose.
In origine, qui c'era un viale alberato, con piante su entrambi i lati. Partiva dall'abitazione del capo e andava in direzione ovest. Ormai è quasi tutto scomparso. Accanto alla stupa trovammo delle ossa sbiancate dal tempo. Chissà quanti segreti restano ancora sotto queste sabbie desertiche. Queste sono le mummie di un uomo e di sua moglie trovate in una delle tombe di Nia. Probabilmente la donna si era suicidata alla morte del marito secondo un rituale che gli indiani chiamano Sati. Le loro mani sono unite. Su una di quelle della donna c'era un anello. Era facile immaginare una grande storia d'amore, come quella della sposa di Lo Lan, con le piume di airone fra i capelli. Il corpo dell'uomo era rivestito da un drappo di seta, su cui erano stati tracciati 4 caratteri cinesi. La preghiera per un'eterna benedizione. Si trattava di individui di razza occidentale, perché avevano dei nasi grossi, a differenza della maggioranza degli orientali. Durante la loro vita, però, avevano conosciuto soltanto la cultura cinese. Il cuscino era a forma di fagiano, un segno di buon augurio abbastanza comune fra i cinesi. I pettini e il cestino dei cosmetici erano fatti con rami di glicine, un tipo di lavorazione comune in Cina. Molti altri oggetti, tuttavia, erano caratteristici delle terre occidentali. A riprova che attraverso la via della seta, la cultura occidentale e quella orientale si influenzavano reciprocamente. A Nia erano in uso le monete cino-caroshti. Esse presentavano i caratteri cinesi su una faccia e una scritta caroshti sull'altra. Poi all'improvviso, in pieno IV secolo d.C., Nia scomparve del tutto. Non si seppe mai come accadde. È probabile che con il ritrarsi del fiume e l'avanzare del deserto, la popolazione dovesse spostarsi verso sud per trovare il necessario per vivere. La siccità deve aver forzato il loro spostamento, sottraendogli la terra abitata per diverse generazioni. La sera del secondo giorno fra le rovine, il tempo cominciò improvvisamente a cambiare. Si levarono i primi mulinelli di sabbia, poi il vento aumentò di forza e cominciò a spostare le dune.
I cammelli ormai erano molto affaticati. Era da giorni che sopportavano temperature superiori ai 40 gradi centigradi nell'aria, che diventavano 50 al suolo. Stavano toccando il limite della loro resistenza e cominciarono a chiedere l'acqua bramendo con forza. Gliene demmo la maggior parte di quella che era avanzata. Ma la lunga permanenza nel deserto aveva sfinito anche noi. Perciò cambiammo i nostri piani. Il capo carovana decise che era il momento di ignorare i pericoli di uno spostamento notturno. Avremmo lasciato Niya a mezzanotte. Ma non vi addormentate, ci avvertì, perché chi cadrà dal cammello verrà lasciato indietro. Le rovine di Niya scomparirono rapidamente nell'oscurità, inghiottite dal deserto su cui doveva ancora sorgere la luna.